Amici e amiche di Teleiride, si respira aria di novità, il basket è tornato in città. Firenze torna ad ascoltare il rumore del parquet e noi ci siamo, Teleiride e Firenze Basketball, insieme per la Fiorentina Basket. Un saluto da Francesco Benvenuti e Niccolò Casalzoli. 2-0 per Padova, 9-20 dalla chiusura del primo quarto. Ottima giocata di Firenze che va a iscriversi al tabellino. 2-2 e i primi applausi, Niccolò, di un palazzetto di San Marcellino gremito. La risposta di Firenze è arrivata. L'attacco a disposizione per la Virtus Padova con Busca che prova a penetrare in ritardo la difesa della Fiorentina Basket. Arriva male e soprattutto tardivo l'aiuto sul lato debole. E arriva la tripla del 7-4, massimo vantaggio quando ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo quarto al palazzetto di San Marcellino. La Virtus Padova non ha approfittato di brutte percentuali al tiro, con 4 palle perse, di una battaglia a rimbalzo che ha visto dominare la squadra di coach Friso. C'è però lo 0-2 per Caroli che va a recuperare il pallone e rimedia allo 0-2 facendo chiudere i battenti al primo quarto qua al palazzetto dello sport di San Marcellino. Fiorentina Basket 13, Virtus Padova 17. Fa un po' ad incartarsi però l'attacco di Padova, dovrà forzare con una conclusione che non va a toccare il ferro. Scade così il cronometro dei 24, c'è spazio per il contropiede. Touré appoggia il tabellone, canestro da 2 punti. Ha bisogno di questo la Fiorentina. 2 punti veloci, 2 punti grazie ad un'ottima difesa. Ancora Salieri va a chiamare il raddoppio per mettere in difficoltà l'attacco di Padova e perfezione il recupero Mohamed Touré. Difesa uguale attacco, già dall'altra parte, canestro, e c'è bisogno di un time out per coach Friso. Sono bastate 2 difese e l'inerzia della partita è totalmente cambiata. Francesco, abbiamo visto in 2 azioni offensiva e difensiva come la Fiorentina può vincere questa partita. 19 per gli ospiti, 18 per la squadra di coach Salieri che vuole insistere con la difesa. Si perde però fuori dalla linea da 3 punti e arriva immediatamente la sentenza di Mabilia che ricaccia indietro la squadra gigliata con il pallone tra i polpastelli di Lasagne che trova poi il taglio di Di Giacomo che trova 2 punti un po' rocamboleschi. Meno 4. E nonostante tutto quello che abbiamo detto è ancora lì la Fiorentina. Adesso c'è bisogno di difesa, 3 secondi, non deve rovinare quanto fatto finora. Lo rovina invece ed è molto sapiente la gestione degli ultimi secondi di Busca in primis, che ha trovato il modo per eludere il raddoppio. Da lì poi è stato un gioco da ragazzi trovare altri 2 punti. Vediamo se si dà un po' di movimento, un po' di ritmo e di velocità all'attacco con Lasagni. 6 secondi, il backdoor con la schiacciata di Marusic, finalmente un po' di fluidità, di movimento e di ribaltamenti di fronte nell'attacco di Firenze che poi sporca l'ultimo tiro, l'ultima preghiera di Padova. Si va all'intervallo lungo sul 33-26 per gli ospiti. Palla recuperata per la Fiorentina Basket che vuole andare avanti con il suo abbrivio, canestro forzato ma fondamentale di Lasagni. 33-33 e sale nel cielo l'urlo Firenze-Firenze. 7-0 per iniziare il terzo quarto. A tenere a bada i movimenti orchestrati da Busca e compagni. Finta del tiro da 3 punti, si va con un long two molto molto complicato ma ben eseguito da Salvato. È tutto suo il momento. 5-0 di parziale e meno 5 per la Fiorentina Basket che proprio non riesce a dare continuità, una rimonta di fatto già smorzata. 7-0 da una parte, 5-0 dall'altra. Si metterà in ritmo? Ce lo auguriamo. Andrea Giampaoli, primo canestro della partita a 6:55 dalla chiusura del terzo quarto. Ce n'era bisogno. Ci avviciniamo prepotentemente alla metà di questo terzo quarto. Firenze è tornata in partita, c'è bisogno dell'ultimo sprint, arriva fino al fallo Touré, c'è possibilità però per il tiro da 3 punti con la retina che si muove. Si torna nuovamente in parità, Tommaso Bianchi, tripla per lui, 38-38. Se la Fiorentina riesce a rimettersi un po' con la testa e a evitare palle perse stupide, secondo me questa partita può anche portarla a casa. 7 secondi sul cronometro dei 24, forza il tiro Busca. Momento perfetto, il killer instinct certo non manca ad un giocatore con il talento, l'esperienza e la classe pura come Leonardo Busca, che va a mettere la prima bomba di giornata ricacciando indietro di un possesso pieno gli avversari. 4-5-4-2, ancora vantaggio per Padova con l'attacco per Firenze. Importante, ottimo ribaltamento,
eccolo lì, lo hai chiamato, ha eseguito 4-5-4-5, la tripla griffata, Simone Lasagni. 9 secondi, 8 secondi, catch and shoot per Simone Lasagni, lo ha fatto ancora, lo ha fatto ancora, un secondo, finisce qui il terzo quarto, Firenze 50 punti, un quarto da 24 per la Fiorentina Basket, che ne aveva messi 26 nei primi due quarti, si ferma a 13 invece Padova, si va all'ultimo intervallo con la squadra gigliata avanti di 4 lunghezze. La Fiorentina non ha creato niente e allora in queste situazioni non si può fare altro che affidarsi al talento di Touré, che però non può risolvere tutto da solo. Crossover strepitoso! E chi l'ha detto che non può risolvere tutto da solo? Smentito in diretta, Mohamed Touré, scientifico in quelle situazioni. La Fiorentina Basket. Lasagni prova la conclusione! I dei del basket hanno la C aspirata, canestro da 2 e fallo. Più 5, con il secondo si mette 2 possessi pieni alle spalle la Fiorentina Basket, con il secondo e fa il segno che è finita. Touré, più 6, 7 secondi, Friso vuole costruire qualcosa ma adesso è ripidissima la salita per i veneti. Game, set and match, il primo match della stagione è per la Fiorentina Basket, finisce qui, i giocatori si abbracciano in campo, il pubblico esplode, San Marcellino è in estasi, è stata una grande partita, 40 minuti veramente intensi che ci hanno fatto vedere il bello e il brutto delle due squadre. Alla fine l'urlo Firenze torna a risplendere in questa notte gigliata per i primi due punti della nuova Fiorentina Basket. Primi due punti, Francesco, importanti. Fiorentina come un diesel, permettimi questo, primo tempo sotto il par, secondo tempo da 7,5 in pagella, è perfetta la prestazione della squadra di Salieri, un esordio che probabilmente nemmeno Salieri si aspettava così pimpante.